Spettatori di Manfredonia TV, buonasera e benvenuti al quinto appuntamento con Salotto Culturale, un programma ideato e condotto da me Giulia Rita Donofrio in onda ogni venerdì alle ore 19 sull'emittente televisiva di Manfredonia TV. Io vi invito a seguire la diretta della nostra puntata eh, sui nostri canali, ovvero sulla pagina Facebook di Manfredonia TV o sul canale YouTube. Ringrazio l'impeccabile e sempre presente regia di Andrea Colaianni, tutti coloro i quali ci seguono. E vado subito a dare il benvenuto nei nostri studi alla nostra ospite, la professoressa Federica Iantosco. Buonasera professoressa Federica, Buonasera. la quale non soltanto ci parlerà chiaramente della sua attività, ma soprattutto della situazione di fermo e di stallo di tutte le strutture sportive da circa otto mesi. Io vado brevemente a presentare la nostra ospite che ha naturalmente un curriculum di tutto rispetto. La professoressa Federica Iantosco è laureata in Scienze delle attività motorie e sportive e in Scienze Tecniche delle attività motorie, preventive e adattate presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia. Ha studiato il movimento umano nelle sue diverse aree, intellettivo-cognitiva, affettivo-emotiva, fisico-motoria, sociale-relazionale. È insegnante di educazione motoria e sportiva per le fasce d'età giovanili ed è allenatrice di ginnastica artistica in diversi livelli di qualificazione tecnica. Nel 2014 diventa preparatore fisico, partecipa a numerosi corsi e master regionali e nazionali della Federazione Ginnastica d'Italia. Nell'ottobre del 2015 è stata individuata dalla delegazione CONI Foggia come esperto CONI per la scuola dell'infanzia. Nel progetto di attività motoria Capitanata in movimento 2015-2016. Nel 2019 faccio un salto quattro anni dopo, il CONI e il MUR, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d'Italia, la nominano tecnico federale Figi, promotore del progetto scolastico, sportivo ed educativo, scuole aperte allo sport. La qualcosa le apre le porte all'interno della scuola secondaria di primo grado come docente di educazione fisica e motoria con contratti a tempo determinato. Nel gennaio 2020 entra a far parte del comitato organizzativo del carnevale di Manfredonia al fianco delle associazioni di questa manifestazione, partecipandovi con il nome di Gymnasian Friends. All'interno della Società Ginnastica Gimnasia è la coordinatrice dei corsi e il responsabile tecnico del settore agonistico. Bene, Federica, ci, ci diamo del tu. Io vorrei che aprissimo questa puntata parlando dell'attività della, della precitata Società Ginnastica Gimnasia di cui tu sei il responsabile tecnico. Sì, allora all'interno della società Ginnastica Ginnasia, come ben detto, sono il responsabile tecnico, mi occupo prevalentemente dell'organizzazione dei vari corsi e soprattutto di quelli agonistici, o meglio in questo periodo solo di quelli agonistici, perché ahimè l'agonistica è l'unica parte diciamo, del nostro settore rimasta in piedi a causa di questa pandemia. E, mh, svolgiamo come attività prevalentemente la ginnastica artistica, eh, lavoriamo prevalentemente con bambini piccolini, quindi parliamo dei, partendo dai 3-4 anni fino ad avere anche ragazzi grandi che svolgono questa attività perché magari appassionati o perché ex ginnasti e quindi amano riaffacciarsi di nuovo a questa disciplina. Una disciplina complessa, divertente quando sono piccolini, divertente quando fanno parte dei turni base, divertente ma con tanti sacrifici quando fanno parte di un gruppo agonistico, perché l'agonistica si sa come in tutti gli sport, non soltanto nella ginnastica artistica. E, diciamo l'estremizzazione dello sport e quindi automaticamente porta con sé tanti sacrifici, sicuramente a livello sociale, a livello scolastico, perché queste bambine si allenano dalle 4 alle 5 ore al giorno tutti i giorni. Molto spesso sacrificano il sabato e la domenica perché sono fuori o per delle competizioni o perché abbiamo degli allenamenti extra con degli allenatori magari importanti che arrivano da fuori. Uh, hanno diciamo, la fortuna di allenarsi anche con tanti volti importanti della ginnastica esterni a quelle che sono le nostre mura, quindi riusciamo in, qual, in un qual modo anche a far vivere un sogno a queste bambine perché si ritrovano magari faccia a faccia con dei volti importanti visti magari soltanto in tv, nel caso della ginnastica ahimè non in tv ma soltanto online perché la ginnastica è uno sport che in tv viene visto veramente poco e Prevalentemente, ripeto, noi lavoriamo con, cioè facendo attività agonistica, quindi comunque facendo delle gare. Eh, non a caso, prima che questo lockdown insomma, ci chiudesse, avevamo, eravamo reduci da un'annata di vittorie sensazionali a livello nazionale, dove queste bambine avevano praticamente vinto tutto e eh, si sono ritrovate, dal vincere tutto, a rimanere chiusi in casa, a dover fare attività dietro a una webcam, perché il paradosso poi, di, tutta questa, di tutta questa situazione è proprio è questo. Proprio questo. Federica, eh, ginnastica abbiamo accennato e parlato di ginnastica artistica, ecco, tracciamo un quadro che ne spieghi i benefici e i vantaggi, per esempio nel rafforzare i muscoli, aumentare eh, l'equilibrio, la coordinazione e lo sviluppo soprattutto di una buona elasticità e musicalità anche del corpo. Allora, la ginnastica è sicuramente uno di quegli sport alla base del movimento umano. Infatti viene molto spesso consigliata a tutti i genitori di far pratica praticare in tenera età ai bambini proprio la ginnastica artistica, che non debba per forza essere poi lo sport della vita, ma magari la base di altre attività poi successivamente. Perché comunque è uno sport particolare, è uno sport anche molto selettivo, perché comunque è portato ad altissimi livelli, devi avere una determinata costituzione fisica. Ed è uno sport che quando sono piccolini sicuramente aiuta con lo sviluppo della multilateralità, sicuramente dell'equilibrio, sicuramente di una grandissima mobilità articolare. Quando si diventa più grandi, basta guardare: noi abbiamo ad esempio le nostre ginnaste, soprattutto quelle nei turni agonisti dove si vede maggiormente hanno una muscolatura importante addosso, una muscolatura che di solito uno non vede né sul corpo di una donna né sul corpo, tantomeno, di una, di una ragazzina o comunque di una bambina. Sono molto muscolose, sono molto esplosive, fanno un lavoro particolare, logicamente mirato alla loro attività senza tralasciare il fatto che comunque è uno sport che le educa fin da piccole a socializzare, a stare nel gruppo, a rispettare le regole, quando sono piccoline e vengono in palestra a 4-5 anni, molte mamme mi chiedono "Ma impara subito a fare la trave? Ma impara subito a fare i salti senza mani?". Dico "No, la prima cosa che loro imparano è rispettare le regole". Quando la bambina sa rispettare le regole e sa anche rispettare quella, quel senso di responsabilità verso l'allenamento, perché comunque noi adulti sappiamo bene come molto spesso neanche noi adulti abbiamo voglia magari di allenarci. Eh certo. e far capire alle bambine invece che si è preso l'impegno di portarlo a termine di solito almeno durante tutto l'anno, quindi di, 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 partiamo proprio dalle basi. Crescendo, logicamente vanno ad, a, a, ad unirsi anche altre questioni come ad esempio quello alimentare, il fatto che queste bambine imparano a mangiare, magari uno le vede particolarmente esili, particolarmente leggere, e in realtà non sono tutte così, perché oggi si ha un'idea delle ginnastie americane che sono tutto meno che leggere, sono molto muscolose e logicamente per tenere addosso tutti quei muscoli devi saper mangiare. Quindi insegniamo a queste bambine anche il fatto che va mangiata frutta e verdura, insegniamo a queste bambine il fatto che va mangiata la carne, insegniamo a queste bambine che non sempre si possono mangiare robe troppo caloriche perché comunque non per lo sport di per sé ma fanno male in generale e quindi diciamo che diventiamo dagli allenatori agli educatori a psicologi insomma rientra un, un range ben molto ampio di, 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 di materie proprio. Bene, Federica esaustiva, ehm, adesso concentriamoci su un altro aspetto eh, veramente importante, una nota dolente delle palestre, in modo tale che tu possa assurgere a voce di tutte le attività sportive che sono presenti sul territorio di Manfredonia, ma eh, sul territorio nazionale a 360 gradi. Dalla famosa ordinanza di otto mesi or sono, abbiamo. Ricordato nell'incipit della nostra puntata, le palestre, i centri sportivi sono stati chiusi e da allora, ahimè, non hanno più riaperto. Ecco perché secondo te palesemente è stato colpito più di tanti altri, agonizzanti comunque, il vostro settore? Trattando spesso e potremmo dire in un certo qual modo voi come dei veri e propri untori. Allora, sicuramente il rischio del contagio da Covid c'è, non possiamo negarlo, ma io penso ci sia in tutte le attività ad oggi. Io penso che il rischio di contrarre il Covid andando a fare la spesa è molto simile al rischio di contrarre il Covid in un ambiente come quello delle palestre, dove siamo stati obbligati non solo a sanificazioni di ogni genere e tipo, neanche fossimo in ospedale. E si lavora con un distanziamento che paradossalmente molto spesso quando si è al supermercato a fare la fila per, per pagare non hai. Quindi, questo diciamo forse è il paradosso più grande. Il rischio sicuramente c'è, non possiamo negarlo ed è anche vero. Che eh, negli ulti, soprattutto nel, diciamo, verso la, la fine del 2020, quindi diciamo con il decreto che ci ha chiuso sostanzialmente dal 24 ottobre, eh, si è creato almeno nel, tra noi colleghi l'idea di un vero e proprio accanimento verso la nostra attività. Perché? Perché comunque sia non... Um, non, non, non ha senso sostanzialmente chiudere attività come le palestre quando tutte le altre attività invece sono aperte. Avrebbe avuto molto più senso chiudere a questo punto tutti, oppure avrebbe avuto molto più senso darci la possibilità di lavorare, magari con delle norme un po' più stringenti, ma permetterci quantomeno di, di farle sopravvivere queste attività. Le associazioni, la maggior parte delle palestre sono associazioni sportive senza fini di lucro, il che significa che noi per lo Stato siamo pari a niente. Quando in realtà, sono queste, anche se sono associazioni, queste associazioni danno da mangiare a tantissime persone, i collaboratori sportivi non sono persone che eh, magari hanno altre entrate o comunque hanno delle seconde attività, vivono solo ed esclusivamente di quello, portano avanti famiglie soltanto con quello. Quindi hanno creato dei danni. Non possiamo neanche più parlare di aiuti perché gli aiuti sono arrivati fino a dicembre. E da dicembre i collaboratori sportivi Tutto non tace. hanno più visto un, neanche un, un, degli aiuti. Le associazioni hanno degli aiuti da parte dello Stato, ma ridicoli. Cioè, ad oggi, io parlo ad esempio per la mia società, eh, non si paga neanche l'affitto con quello che loro ci danno. Eh, sono veramente situazioni particolari. Noi su Manfredonia devo dire che abbiamo riscoperto la cosa bella, magari di, cioè, volendo trovare un qualcosa di bello in tutta questa situazione, abbiamo riscoperto sicuramente un gruppo unito di attività che fanno sport in generale, perché parliamo del fitness, parliamo del, di altre, di, della ginnastica come del calcio, di tantissime altre attività, che abbiamo anche collaborato tra di noi proprio per renderci conto effettivamente di quelle che erano le disposizioni e quindi di come comportarci, di come muoverci. E siamo riusciti nel nostro piccolo, nonostante le difficoltà, a portare avanti una sorta di promozione alla salute attraverso lo sport, facendo sport all'aperto, facendo sport da casa con le bambine in videoconferenza. Eh, noi fortunatamente siamo stati forse i pochi a poter ritornare in presenza perché la nostra Federazione Sportiva Nazionale con delle gare di interesse nazionale ci ha dato questa possibilità tutt'oggi in zona rossa riusciamo effettivamente nonostante la zona rossa riusciamo ad allenare queste bambine però ad esempio tutti gli altri sono completamente chiusi in casa e giustamente delle persone che magari fanno attività fisica proprio per un discorso di salute perché non bisogna dimenticare che l'attività fisica è salute è a 360 gradi queste persone si sono sentite completamente abbandonate nel vero senso della parola Federica, volevo ritornare, ricollegarmi a quest'ultimo punto, effettivamente, per ripartire dal tuo discorso, cioè l'attività sportiva, l'ennesimo paradosso, al di là del distanziamento, dell'attuazione dei protocolli strettissimi e severissimi. Hai detto bene prima, in un punto abbiamo, eh, ci siamo adeguati a dei protocolli addirittura come se fossimo degli ospedali o delle strutture sanitarie e questi bambini hanno dimostrato una maturità superiore alla loro età anagrafica. Il paradosso è questo, eh, si parla tanto di salvaguardia della salute, di limitazioni per la salvaguardia appunto della nostra salute, eppure l'attività sportiva, come hai detto poc'anzi, è salute, l'attività sportiva è cultura e noi tutti ne abbiamo bisogno a livello di un tornaconto in termini di benefici fisici e psicologici. Allora basta pensare che bambini che svolgevano attività regolare di palestra ad esempio non parlo soltanto di turni agonistici dove la cosa è molto più sentita ma anche bambine che svolgevano semplicemente attività tre volte a settimana eh, hanno proprio la sensazione eh, cioè si è creata proprio una sorta di depressione da parte di questi bambini del dover per forza solo e esclusivamente rimanere chiusi in casa. Fin quando c'era il lockdown generale l'accusa era anche abbastanza eh, sopportabile, nel momento in cui questo lockdown generale viene meno, tutte le attività sono aperte, escluso l'attività che al bambino piace, spiegare al bambino e far capire al bambino il perché no, questa cosa non viene fatta diventa molto complicato. In più mh, la nostra rabbia è nata, nostra perché parlo comunque a nome di tutte le associazioni che ci siamo ritrovate a sostanzialmente a fare tutti la stessa cosa ovvero igienizzare, eh, comprare materiale, lavorare con le mascherine, igienizzare ogni volta che qualcuno entra, respira, parla, cioè è diventata pesante perché sono aumentati i costi automaticamente di tutte le strutture riducendone gli incassi, automaticamente la struttura non può mantenersi, cioè è, è matematico. Ovvio che per quanto noi abbiamo continuato a fare sacrifici, molti hanno rateizzato gli affitti perché non si potevano pagare gli affitti, molti hanno sospeso magari degli investimenti perché c'erano degli investimenti d'atto e sono stati sospesi. Ovvio che la rabbia ti viene perché dici cavolo, siamo tutti, sono tutti aperti perché io devo chiudere. Eh, parliamo poi di, del far chiudere un settore che in questo periodo secondo me potrebbe insegnare tanto proprio a livello di salute. Basta pensare che l'attività fisica in generale aumenta le endorfine e, e aumenta quindi il buon umore automaticamente le persone stanno meglio e sono contente. Cosa che oggi si vede una tristezza generale, generale. E che insomma, è molto evidente? E un, un, lo sport potrebbe essere paragonato ad un farmaco riduce l'ipercolesterolemia, riduce l'ipertensione, riduce tutti quei fattori di rischio che portano all'ospedalizzazione automaticamente facendo far sport alle persone tu riduci i costi di un'eventuale un ospedalizzazione riducendo i costi sulla sanità e, e sono tante le contraddizioni ah, tantissime Dicendo non soltanto <ride> nel mondo dello sport in tanti altri settori con questa, insomma, con questa pandemia però è anche vero che insomma non eravamo di certo pronti a trovarci in una situazione del genere. Del genere. E soprattutto a perseverare, dopo esatto. un altro, a tornare <ride> esatto. al punto di partenza. Federica, secondo te, anche alla luce, insomma, eh, ripeto, della situazione vigente, è possibile creare delle palestre al di fuori delle palestre, cioè per continuare a praticare l'attività fisica e soprattutto a partire dallo stop? Voi come vi state muovendo? Tu prima hai detto che eh, continuate comunque anche a distanza, in modalità telematica. Ecco, come vi state organizzando? Allora, qui devo dire che molti miei colleghi nell'ambito del fitness insegnano. Hanno fatto in tanti delle attività bellissime all'aperto, con i loro associati, ma anche con persone che magari non erano loro associati, ma si sono affacciate a questa attività, perché effettivamente io penso che a qualcosa ci dovevamo aggrappare. E hanno fatto delle attività all'aperto, distanziati, sanificando il minimo di attrezzatura che sono riusciti a portare all'aperto e questo per gli adulti secondo me è stata una delle attività migliori. Noi con i bambini di nostro abbiamo cercato di fare più o meno le stesse cose, ovvero... Il, Diciamo che dopo la chiusura del 24 ottobre a noi la federazione ha dato subito la possibilità di riaprire. Noi nello specifico su Manfredonia fino a Capodanno, quindi fino a fine dicembre, abbiamo preferito rimanere chiusi perché i casi a Manfredonia erano tanti e quindi avevamo anche un po' questo, diciamo, questo dovere morale nei confronti anche delle famiglie, dei nostri ginnasti a tutelare sia loro che tutelare noi stessi. Poi a gennaio abbiamo riaperto e eh, abbiamo riaperto però in presenza perché? Perché nel periodo di dicembre, pur di non fermare queste ragazzine che hanno sentito tanto il carico psicologico dell'essere fuori dalla palestra dopo che ti alleni praticamente vivi solo vivi. per la palestra, eh, le abbiamo allenate all'aperto. Eravamo in pineta, le portavamo in pineta a fare un minimo di, di attività. Logicamente nel mondo del fitness o comunque di altre attività sportive è un po' più semplice, nel caso della ginnastica è molto complesso. Perché il nostro è uno sport prettamente tecnico che ha bisogno della sua attrezzatura per essere praticato e di certo non è un'attrezzatura che tu porti fuori con tanta facilità. Cioè, dovessimo noi portare la nostra palestra fuori dalla nostra palestra, ci vorrebbe il TIR, dove caricare dentro tutta questa attrezzatura pesante con il rischio che se piove, insomma, con tutti i rischi del caso, di, di rovinare appunto l'attrezzatura e anni di sacrifici. Quindi, per noi, rientrare in palestra, soprattutto per le bambine, rientrare in palestra è stata una salvezza. Hanno adesso anche la fortuna di preparare delle gare. Abbiamo infatti delle gare, abbiamo un calendario nazionale. Quindi, a breve, dopo Pasqua, dovremmo anche ritornare in Cambogara, lontani da un Cambogara ormai da un anno. E io stesso ho avuto questa fortuna di ritornare in Cambogara dopo tanto tempo da giudice, e quindi non ho saputo dir di no perché effettivamente eravamo lontani da tanto da tempo. Tanto tempo. E, e io posso effettivamente. Riconoscere a chi come me vive di, queste, di questa grande passione e ha avuto la fortuna di fare della propria passione il proprio lavoro, non, non riesce a starci lontana. Cioè, non c'è Covid che ti tiene lontana da quello, cioè hai un fuoco che ti arde dentro che non lo spegne. Non è il Covid da spegnerlo. Assolutamente, e sono anche i tuoi occhi, proprio visto che con queste mascherine non riusciamo a vedere i nostri sorrisi, riusciamo comunque dagli occhi a eh, dire più parole di quelle che potrebbero proferire le nostre labbra. Federica, parliamo della tua collaborazione anche con il carnevale di Manfredonia, con i carnevali passati naturalmente. Allora, è stata un'esperienza sicuramente importante perché per me in prima persona, che non sono originaria di Manfredonia, quindi sono trovata catapultata all'interno di questa macchina per me è stato un, un mettermi alla prova che mi ha lasciato tanto l'anno scorso o meglio nel 2020 siamo riusciti a farlo in presenza avevamo un gruppo seppur piccolo di persone c'eravamo cioè pochissime persone forse era uno dei meno numerosi tra l'altro però è, è stato per noi molto bello perché comunque avevamo ginnastere prevalentemente le agoniste che hanno avuto il loro momento di svago Uh, momento di svago che noi fortemente ricerchiamo perché? Perché comunque loro fanno uno sport che ti mette sempre in uh, mh, soggezione davanti a un giudice che ti giudica e, per quanto il carnevale sia sostanzialmente molto simile. Il fatto di poter liberarsi e di poter fare quello che loro amano fare senza avere la pressione di un giudice che ti dice hai fatto bene, hai fatto male, la gamba tesa, la punta tirata, per loro è liberazione. E nel corso della loro diciamo, programmazione annuale hanno bisogno anche di questi, di, di, di questi momenti di svago che durante l'anno tra i tanti impegni purtroppo non riescono no. ad avere. È bellissimo a livello sociale perché noi avevamo un gruppo dove oltre alle bambine c'erano i loro genitori quindi riesce a creare un gruppo molto affiatato, noi finivamo le, le sfilate, andavamo a mangiare tutti quanti insieme, stavamo sempre tutti quanti insieme, ahimè oggi questa cosa sembra strana dirla, ma in realtà sì, C'era quest questa cosa qui e in più avevamo dato anche la possibilità magari a, a ragazzini o comunque a famiglie che non possono permettersi la spesa del carnevale di poter partecipare, Perché? perché sostanzialmente noi abbiamo cre sempre creato una macchina di un carnevale a costo zero, soprattutto per quelle famiglie che magari fanno fatica o comunque per famiglie che devono, magari più di un figlio fa fare carnevale a più di un figlio, effettivamente sono È delle difficile. grandi spese. È stato bello quest'anno perché, nonostante il covid, nonostante la. Il non poter sfilare, abbiamo partecipato anche quest'anno al carnevale che però si è svolto in versione social. Quindi abbiamo fatto tutto tramite computer. Noi avevamo la fortuna però di poter lavorare in laboratorio perché il laboratorio è all'interno della palestra, potendo allenare le bambine, potevamo anche lavorare. Finivamo di lavorare con le bambine e entravamo in laboratorio distanziati con le mascherine, norme anti-covid anche nei laboratori di carnevale, eh, però è stato molto interessante molto bello perché comunque le bambine si sono messe. In gioco quest'anno a 360 gradi. Noi abbiamo anche sui nostri canali social dei video proprio che hanno montato, creato e realizzato le bambine perché era un carnevale social loro. Quest più, più che mai adesso, col covid, sono generazioni social, social perché vivono ormai di dad e di computer. Hanno praticamente fatto tutto loro. e Noi li abbiamo lasciate fare, si sono divertite. Per loro è stata una grande. li abbiamo riviste sorridere dopo tanti, tanti mesi. Ed è questo quello che conta esatto. al momento più di ogni altra cosa, sono i loro sorrisi. Federica, il nuovo DPCM che è stato firmato, poi divenuto eh, decreto legge il 2 marzo ed è entrato in vigore dal 6 a, eh, fino al 6 aprile naturalmente, quindi fino a dopo Pasqua, ha prolungato lo stop per gli impianti sportivi al chiuso. Tu pensi che ci possa essere qualche svolta positiva dopo, dopo le festività pasquali? Allora, in realtà questo nuovo DPCM a noi non fa né caldo né freddo, ho detto proprio Talmente così. Talmente abituata. Perché tanto per noi la situazione ormai non cambia da mesi. Eh, ripeto, noi abbiamo la fortuna, nonostante la zona rossa, di poter allenare le nostre ginnaste. Una fortuna che purtroppo tanti altri non hanno perché ad oggi può continuare solo l'attività agonistica delle ginnaste eh, o comunque delle, diciamo degli sport agonistici sotto le federazioni sportive nazionali. Uh, ci sarà una svolta? Questo non lo so, cioè, noi ormai siamo nella situazione, noi vaghiamo nel limbo, come io dico tutte ormai da mesi, perché... Non sappiamo cosa ci aspetta, non sappiamo a cosa andiamo incontro, non sappiamo se ci arriveranno degli aiuti, non sappiamo se ci arriveranno i, i, quei, quei, quei pochi soldi che in un modo o nell'altro ci davano una mano, non sappiamo nulla. È ovvio che se i contagi non scendono io dubito che ci siano delle riaperture. Possiamo semplicemente sperare in una zona arancione o in una zona gialla che ci permetta quantomeno anche permetta soprattutto anche alle altre attività, quelle dei miei colleghi, di poter magari continuare a lavorare all'aperto di allenarsi nelle palestre, ehm, non lo so, cioè, ad oggi a me viene strano dirlo, ma sembra abbiamo ancora delle palestre, esistono ancora le palestre, le palestre. Cioè, ad oggi effettivamente le palestre sono completamente dimenticate, cioè, è un, un settore che è proprio andato giù, non c'è più. Ah, Federica, co cos'altro aggiungere? Quindi non possiamo pianificare, concretizzare degli obiettivi futuri, tu hai parlato di gare che dovrebbero partire da aprile. Eh, esattamente, noi abbiamo la fortuna, chiamiamola così, di poter continuare ad organizzare e pianificare un lavoro solo ed esclusivamente agonistico. Abbiamo un calendario, un calendario che ahimè a causa comunque dei contagi del Covid è in continuo movimento, in continuo cambiamento perché può succedere di tutto, viene magari fuori, sbuca fuori un positivo, quindi devi comunque di nuovo fermare tutti, tutto. rimettere poi tutti a lavorare, cioè la difficoltà adesso sta diventando proprio quella. Io, noi abbiamo avuto modo di parlare prima di questa intervista, noi siamo, almeno per quanto riguarda la nostra, la nostra associazione, per poter stare tranquilli noi mandiamo le bambine a fare i tamponi proprio per evitare di trovarci magari in situazione che tu vanifichi tutti, tutti i sacrifici, lavoro, certo. soprattutto quest'anno che i sacrifici sono molto più grandi, e per, perché magari vieni a contatto con un positivo, hai da fare la quarantena, che è il giusto che venga fatta. E sì, cioè effettivamente il no, quello delle palestre è un lavoro che funziona per pianificazione ed organizzazione. Non possiamo né pianificare né organizzare. <ride> Quindi siamo proprio in alto mare, nel vero senso della parola. della parola. Bene, Federica, io credo che in questa breve ma interessantissima intervista ci siamo detti tutto a 360 gradi di quella che è la situazione attuale, sempre in base alla normativa vigente, non possiamo che augurarci che naturalmente le cose cambino e che quindi eh, la situazione possa eh, migliorare pian piano, magari anche in vista della primavera o dell'estate. Quindi da parte di tutta la redazione di Manfredonia TV un grosso in bocca al lupo alla tua società sportiva, al tuo lavoro e a quello di tutti gli altri tuoi colleghi operanti, come dicevo all'inizio della nostra quinta puntata sul territorio di Manfredonia e non perché è una situazione che riguarda ovviamente tutta la nostra bella nazione che speriamo possa tornare nel più breve tempo possibile a sorridere ringrazio sempre il mio supporto tecnico cioè la regia di Andrea Colaianni e tutti coloro i quali hanno seguito questo quinto appuntamento con Salotto Culturale naturalmente ci vediamo come sempre venerdì prossimo alle ore 19. Buonasera a tutti.